prima dell'asta, Barzillai era diventato sospettoso di Kurniawan. Nelle due aste The Seller del 2006, un collezionista di nome Don Slot aveva acquistato un certo numero di vecchi vini, presumibilmente dal domaine Georges Rumier della Borgogna. Nel gennaio 2007, Slot aveva tenuto una degustazione di alcune di queste bottiglie nella sua casa del New Jersey. Barzillai era uno degli ospiti ed era presente anche Christophe Rumier, il proprietario della cantina. Campionarono 11 bottiglie che Slot aveva acquistato da Kurniawan e conclusero che 6 di esse erano contraffatte. Pochi mesi dopo, Barzillai e un altro gruppo di colleghi appassionati di Borgogna parteciparono ad una grande degustazione di Romanée Conti al ristorante Per Sé a New York e il vino veniva portato direttamente dai commensali. Kurniawan era lì e aveva fornito diverse bottiglie che però quella volta sembravano tutte quante autentiche. Kurniawan chiese poi di farsi spedire le bottiglie vuote. Il personale di crew però a quel punto era diventato un po' sospettoso, perché quando alcune bottiglie vuote che avevano spedito si rompevano durante il trasporto, Kurniawan diventava furioso, che sembrava una reazione eccessiva. Crew quindi smise di mandargli vuoti e nel 2007 istituì una politica per rompere le bottiglie rare dopo che erano state consumate. Più o meno nello stesso periodo alcuni professionisti del vino vennero a conoscenza che Kurniawan, oltre alle sue spedizioni per le aste, vendeva anche privatamente. Un collezionista della costa orientale acquistò da lui diversi milioni di dollari di vecchi Borgogna e Bordeaux. E quando quei vini furono successivamente ispezionati da un perito, centinaia di bottiglie furono giudicate false. La contraffazione del vino può essere effettuata in vari modi. Si prende ad esempio una bottiglia di Chateau Lafite Rothschild del 1962 e si modifica l'etichetta come un Lafite del 59, molto più costosa. Oppure si riempie una bottiglia vuota di Lafite del 59 con un'annata minore, oppure una miscela di annate, o addirittura una miscela di Lafite e un altro vino, che è la pratica del cosiddetto refilling. Oppure si mette un vino completamente diverso nella bottiglia, che non c'entra niente con quello originale. I vini vecchi sono particolarmente allettanti per i contraffattori. Generalmente hanno prezzi più alti e meno persone hanno assaggiato gli articoli originali, quindi difficilmente si riuscirà a capire se il vino è stato manipolato oppure quello originale, perché non è più possibile fare nessun tipo di confronto. Inoltre, poiché l'uniformità delle etichettature è solo un'innovazione abbastanza recente, la contraffazione dei vecchi vini non richiede tanta precisione nelle confezioni. Fino a qualche decennio fa, ad esempio, le etichette della Borgogna venivano realizzate senza particolari preoccupazioni per lo standard. Hippolyte Ponceau, il nonno di Laurent, firmò le sue etichette a mano, quindi non c'erano praticamente due etichette esattamente identiche. Negli anni 50 il domaine Georges Rumier utilizzava due diverse etichette per le sue Bon Marie e a seconda della vendemmia si può trovare l'accento circonflesso sulla A dell'etichetta di un Latache oppure si può anche non trovarla. Poiché i collezionisti sapevano di aspettarsi simili discrepanze con le Borgogna più vecchie e poiché la tenuta dei registi era in gran parte inesistente, ricordate, sometimes shit happens, erano meno propensi a mettere in discussione cose come gli accenti mancanti o fuori posto. Nel luglio del 2008, con una bottiglia di Latache, Ponceau cenò con Kurniawan a Los Angeles. Un mese prima, Kurniawan aveva finalmente inviato per posta elettronica a Ponceau il nome della persona che affermava di avergli venduto i vini fraudolenti. Era un tizio chiamato Pak Hendra, in Indonesia. Durante la cena, Kurniawan fornì a Ponceau due numeri di telefono, scrivendoli a memoria. Quando l'enologo tornò in Francia, provò entrambi i numeri. Uno non funzionava e l'altro suonava senza risposta. Ponceau in seguito ha appreso che Pak significa mister e in indonesiano e che Hendra in indonesia è un nome molto comune. È un po' come se alla domanda di Ponceau io avessi risposto che quei vini me li aveva venduti un certo signor Rossi. Tuttavia, l'indagine di Ponceau produsse qualche cosa.
scoprì che Kurniawan aveva acquistato anche grandi quantità di vecchi borgogna negozianti. Fino agli anni 70 la maggior parte dei produttori della Borgogna vendeva la propria produzione sfusa a case di commercianti, quindi non imbottigliava, i negozianti appunto, e questi imbottigliavano i vini e li vendevano con le proprie etichette. Per un collezionista di vini pregiati l'acquisto di tutto quel vino di minor pregio era quantomeno sospetto. E a settembre del 2009 Bill Koch iniziò una causa contro Kurniawan, sostenendo che gli aveva venduto bottiglie contraffatte attraverso la casa d'aste Aker Merrell nel 2005 e nel 2006. Oltre a dichiarare che il vero nome di Kurniawan fosse Zhen Wang Hang, la causa sosteneva che Kurniawan aveva inadempienze su 8,9 milioni di dollari di prestiti che Aker gli aveva concesso a partire dal 2006 e su un prestito di 3 milioni di dollari emesso dalla New York Emigrant Savings Bank. Tre mesi dopo l'inizio della causa di Koch a Kurniawan, Laurent Ponceau fu contattato da James Whitney, un agente dell'FBI di New York. Whitney chiese a Ponceau se potevano incontrarsi per discutere di contraffazione del vino e del tentativo di vendita da parte di Kurniawan delle false bottiglie. A febbraio del 2010 Ponceau e Whitney si incontrarono nella suite di Ponceau all'hotel Sofitel di Manhattan. L'agente Whitney si fece spiegare per bene la storia dell'azienda e delle bottiglie di Ponceau che Kurniawan aveva cercato di vendere. Quanto a Kurniawan, era quasi scomparso dalla scena del vino dopo l'asta a Cru nel 2008. A febbraio del 2012 un avvocato di Los Angeles e appassionato di Borgogna di nome Don Cornwell pubblicò alcuni post sul forum Wine Berserkers e sosteneva che Kurniawan aveva consegnato una serie di vini sospetti per un'imminente vendita a Londra che si sarebbe tenuta in una casa d'aste chiamata Spectrum. Spectrum aveva negato che i vini provenissero da Kurniawan, però accettò di rimuovere diverse dozzine di bottiglie di domain della Romania e Conti dall'asta. Il 6 marzo del 2012 Kyle Smith, un commerciante di vini di Los Angeles, aveva parlato con Kurniawan per telefono. Smith parlò della controversia di Londra e chiese a Kurniawan se fosse preoccupato. «Amico», rispose Kurniawan, «se avessi qualche preoccupazione, sarei sul prossimo volo di ritorno a casa». L'FBI mangiò la foglia e non gli diede la possibilità di perseguire quell'opzione. Due giorni dopo, Whitney e una squadra di agenti arrestarono Kurniawan nella sua casa in Arcadia. Durante la perquisizione, gli agenti scoprirono quella che hanno descritto come una elaborata operazione di contraffazione. Oltre a migliaia di etichette false per bottiglie di Romanée Conti, c'erano decine di timbri in gomma contrassegnati con annate e nome di cantina, un macchinario per inserire i tappi nelle bottiglie, vini della California, le cui etichette portavano false note scritte a mano che suggerivano che fossero state tramandate come Bordeaux da emigranti francesi. La denuncia del governo contro Kurniawan conteneva inoltre dettagli sorprendenti sul suo passato. Originario di Giacarta, gli era stato negato l'asilo politico negli Stati Uniti nel 2001 e gli era stato ordinato di lasciare il paese nel 2003, dopo che il suo appello era stato respinto. Però non rispettò mai l'ordine di espulsione e da allora viveva negli Stati Uniti illegalmente. Nonostante questo, era riuscito per ben due volte ad ottenere le licenze di vendita di liquore nella California. Le indagini rivelarono anche le gravi difficoltà finanziarie di Kurniawan. Aveva venduto 35 milioni di dollari in vino nel 2006, eppure pochi mesi dopo chiedeva dei prestiti. Dove erano finiti tutti quanti quei soldi? Era un truffatore fin dall'inizio o si era rivolto alla frode del vino per esigenze finanziarie? Il 10 marzo, dopo l'arresto di Kurniawan, Ponceau pubblicò un commento su Wine Diarist. «È impossibile che Rudy fosse a conoscenza di così tante aziende vinicole», scrisse. «Rudy sicuramente è stato consigliato da qualcuno con una grande conoscenza della Borgogna. So anche chi è, ma nello stato attuale dell'indagine tengo segrete queste informazioni e dovrebbe essere lo stesso Rudy a denunciare i suoi informatori e i suoi complici». Il 9 maggio del 2012 una giuria federale a New York ha accusato Kurniawan e l'accusa descriveva più in dettaglio tutto quanto il suo metodo. Semplicemente riempiva le bottiglie vuote che aveva raccolto con miscele che ricavava da vini minori.
I collezionisti attualmente detengono milioni di dollari di vini acquistati da Kurniawan, ed è possibile che molte di queste bottiglie saranno vendute in Asia, dove il denaro è abbondante, spesso c'è meno controllo e soprattutto la conoscenza del vino è ancora agli inizi. Negli ultimi anni Hong Kong ha eclissato Londra e New York come il più ricco mercato di aste dei vini. Nel 2013 il processo contro Kurniawan si è concluso ed è stato condannato a 10 anni di carcere. Laurent Ponceau, dopo la fine del processo, ha affermato che secondo lui l'80% dei Borgogna prima del 1980 venduti all'asta oggi è falso. Per lui sembra non esserci alcuna soluzione del problema. Nel febbraio del 2014, durante una cena a San Francisco con i vini di Domaine Ponceau, lo stesso Ponceau partecipò e aiutò a decantare le bottiglie. Mentre si preparava ad aprire un Ponceau Claude de la Roche del 1971, notò un piccolo adesivo alla base della bottiglia. Portava le iniziali RK, le iniziali di Rudy Kurniawan. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui. Se la puntata è stata di vostro gradimento, se vi è piaciuta, votatela con 5 stelle su iTunes. Basta andare su thedigitalwine.com/iTunes e aggiungere anche i vostri commenti. Potete farlo chiaramente anche su Spreaker. Se avete domande, se volete sapere qualche cosa in più sul vino o volete semplicemente fare una chiacchierata a proposito del vino, potete scrivermi su podcast@thedigitalwine.com oppure venirmi a trovare sul canale Telegram. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Al prossimo bicchiere.